Benvenuti a un'altra puntata di Blu alla ricerca del senso. Oggi parliamo del senso, che senso ha il mindfulness, che è una pratica che porta una serie di benefici in grado di aumentare considerevolmente la qualità della vita di una persona. Diciamo che complice di questa puntata, ma anche complice di questo cambiamento che sto apportando alla mia vita da quando nel 2023, tra gennaio e marzo-aprile, ho scritto Blu, cronaca di un road trip in Anatolia orientale, e la mia vita ha preso una piega ben diversa, diciamo, dagli anni precedenti, arrivando quindi nel mese di settembre, diciamo, quando è stato pubblicato il libro dal gruppo Albatros, che ringrazio il mio editore, ad abbracciare la pratica del Reiki. E da lì un po' la mia vita proprio ha cambiato, ha svoltato considerevolmente, perché ho iniziato non solo a baricentrarmi dentro me stesso, ma anche, diciamo, ad aiutare gli altri a vivere meglio. Quindi già entrando all'interno di una contestualizzazione, grazie al Reiki, quindi grazie a questa pratica di, diciamo, non è solo meditazione, ma è anche una centratura diversa, è sicuramente un modo per rallentare determinati atteggiamenti e quindi a ripartire dalle mie energie interne, quindi a riequilibrarmi a livello energetico, ad aiutare gli altri nella stessa pratica. E in questo senso mi sto orientando sempre di più nella ricerca, nello studio di quelle che sono, diciamo, le pratiche orientali, non solo di rilassamento, ma anche in questo caso mi sto confrontando con una pratica nuova e forse dove in Italia ancora non praticata da tante persone, ma riconosciuta sia dal MIUR, quindi sia dal Ministero della Pubblica Educazione, sia per quanto riguarda il Ministero della Sanità. E complice è stato questo libro di Carsten Duss, che ho letto, non so se si pronuncia così, Carsten Duss forse, che è Ispira, espira, uccidi. Un autore che ha la sua prima pubblicazione, che descrive un thriller dissacrante e dall'irresistibile humor nero sulla moda del self-help e della mindfulness. Ma che cos'è questa mindfulness? No, questo libro mi è piaciuto tantissimo, esagera i toni, naturalmente una persona, un avvocato di successo, che è anche un avvocato di un noto mafioso, si ritrova a fare un weekend con la figlia e anche con questo mafioso che deve scappare dalla polizia ricercato, e quindi che gli impone il fatto di non poter passare un weekend con sua figlia, ma di dover preoccuparsi appunto del suo caso. E mentre invece costui, che sta facendo un percorso di mindfulness, dà la priorità non solo a sua figlia ma a se stesso, e quindi succede che immancabilmente, siccome appunto il mafioso viene chiuso dentro il baule della macchina per essere nascosto eccetera eccetera, viene anche lasciato nel baule della macchina sotto il sole cocente, con le conseguenze che potete immaginare. Quindi l'avvocato si trasforma in un assassino, però indirettamente, e capisce, in base appunto alla mindfulness, che deve centrare le energie su se stesso, e quindi facendo in questa maniera vive meglio, il rapporto con l'ex moglie funziona benissimo, il rapporto con la figlia va decisamente meglio, il rapporto con la sua vita va molto meglio, perché appunto si licenzia dallo studio legale, quindi intraprende una, in quel caso un po' esagerata, quindi una carriera nel mondo della malavita, ma questo è grazie, diciamo, al mindfulness, cioè quindi grazie alla centratura dentro se stesso. Sicuramente un libro accattivante, anche stimolante, anche un po' ironico, ma che esagera i toni chiaramente, ma che insegna tantissimo. Infatti è grazie a questo libro di questo autore
che appunto poi ne ha scritto un altro, che è un po' forse la, diciamo, sequel di questo libro, che è Uccidi col tuo bambino interiore. Sappiamo benissimo che il bambino interiore è poi la ricerca stessa del Reiki, che vuole farti vedere la vita e il mondo con gli occhi di un bambino. Bisogna arrivare a togliere da se stessi i preconcetti, il giudizio degli altri, insomma, e quindi vivere una vita che sia quanto più possibile lontana dalle energie negative. Quindi che cosa accade? Accade che io abbraccio anch'io questa pratica del mindfulness, sperando che non mi porti chiaramente a trasformarmi in un assassino, ma sicuramente porterà dei vantaggi, perché a quanto vedo, a quanto leggo, a quanto sto studiando per diventare un esperto in mindfulness, e quindi di aprire, cosa che probabilmente farò più avanti, una mia attività legata a questo mondo, acquisire gli skills e quindi tutto il know-how di come riuscire anche ad aiutare gli altri. Diciamo che cosa fa il mindfulness? Il mindfulness aiuta a identificare le emozioni, a riconoscerle e sentirle nel corpo. Questo permette alla persona di non farsi trascinare o schiacciare dalle emozioni stesse, che attraverso la consapevolezza vengono riconosciute e quindi gestite, mantenendo così un equilibrio emozionale. Inoltre, sviluppa un pensiero non giudicante. Il giudizio porta con sé un sacco di energie negative. Sviluppa il pensiero non giudicante, permettendoci quindi di vivere ogni esperienza, emozione, accadimento così com'è, senza stereotipi, senza dire ma è giusto, non è giusto, eccetera. Quindi è un'accettazione anche, si parla, che non è una rassegnazione di fronte agli imprevisti, a quello che succede nella vita, ma è un'accettazione, accettarli come, diciamo, portatori di un significato. Quindi questo aiuta anche ad accettare il dolore e non trasformarlo in sofferenza. La sofferenza è proprio come noi reagiamo di fronte al dolore, mentre invece il mindfulness ti dice che tu devi accettare il dolore perché è portatore di un significato. In questa maniera, quindi guardando il dolore negli occhi, quindi guardando le paure negli occhi, cambia anche la nostra relazione di fronte a questo. Quindi l'attenzione viene spostata non più sul passato, quindi che è portatore sicuramente anche ogni tanto di insoddisfazioni, non sul futuro, che potrebbe presentare scenari catastrofici. Quante volte pensiamo a cosa accadrà domani, mentre invece ci dimentichiamo di vivere che cosa stiamo facendo adesso. Quindi porta l'attenzione sicuramente sul presente. Facendo questa maniera, cioè quindi concentrandoci su quello che stiamo facendo adesso, quindi magari stiamo facendo le varie attività, mangiando, ma quante volte noi mangiamo senza renderci conto veramente di che gusto hanno le cose? Quante volte facciamo una passeggiata solo per il gusto appunto di muoversi, di andare a camminare velocemente, ma ci perdiamo di vista i sapori, gli odori, di tutto quello che stiamo attraversando? Mentre invece, se vivessimo con più attenzione nella ricerca, diciamo, dell'emozione che ci dà il singolo profumo, che ci dà la vista di un paesaggio, o che ci dà anche semplicemente il concentrarci a osservare la realtà senza preconcetti e senza pregiudizi, questo sicuramente diminuisce i livelli di stress. Le mindfulness, infatti, è la pratica del prestare attenzione, sapere dov'è e poter scegliere dove dirigere questa attenzione, la capacità di dedicare tutta l'attenzione a ciò che si fa. Ecco, incrementa anche la capacità di affrontare, come dicevo prima, le situazioni negative. In base a quella che è la presenza mentale, aiuta a tenere sotto controllo anche le emozioni più fastidiose, come ansia e preoccupazione. Quindi viverle però dando il significato. Come mai in questo momento sono ansioso? Ho vissuto quella cosa. Un'altra cosa che ho letto prima, bellissima, che mi ha fatto proprio innamorare di questa pratica, è il fatto stesso dei pensieri. Cioè, il pensiero, come, diciamo,
come idea, quindi come un evento mentale e non come un evento reale. Cioè il pensiero è qualcosa che ti sorvola la mente, ma che rimane in un'idea, una cosa astratta, non sempre porterà nel futuro un evento catastrofico, potrebbe essere anche una cosa positiva per noi. Quindi il pensiero negativo porta solo negatività e noi non dobbiamo pensare che esista un futuro, ma che esista sempre il presente. In questo modo diminuisce l'impulsività, quindi permette di abbandonare la mindfulness, permette di abbandonare i comportamenti impulsivi e le risposte automatiche che mettiamo in atto con tutti questi pensieri che ci riempiono la mente. Favorisce una risposta anziché una reazione. La reazione infatti è una resistenza agli eventi in quanto ci si oppone a essi, quindi è la risposta è anche un comportamento adeguato alla situazione. Sviluppa la capacità di ascolto, migliora i rapporti con gli altri, più abbiamo consapevolezza di noi stessi, poi più noi conosciamo i nostri limiti, accresce l'autostima. Ecco, questo è bellissimo, grazie a un atteggiamento di totale apertura verso nuove esperienze, la mindfulness permette di rinunciare a tutto ciò che limita la possibilità di una persona, quindi sviluppando fiducia e infondendo sicurezza e coraggio. La paura diminuisce, aumenta la capacità di mettere in pratica i buoni propositi e di realizzare gli obiettivi. Quindi aumenta le capacità cognitive, migliora la qualità della vita, in questo modo riduce il dolore perché cambia la visione del dolore stesso e migliora la funzione immunitaria, cioè aumentando la risposta immunitaria perché ha un effetto opposto a quello di risposta allo stress ed è conseguente carico allo statico. Ha anche un ruolo positivo nella riduzione della risposta infiammatoria, quindi può essere importante nella gestione di molte malattie infiammatorie e autoimmuni. I vari campi dell'applicazione del mindfulness sono sicuramente nello sviluppo personale, quindi nella consapevolezza di sé, nella conoscenza, nell'aumento dell'intelligenza emotiva, quindi nel miglioramento delle relazioni interpersonali, ma non solo, anche diciamo nell'aumento dello stimolo della propria curiosità e quindi in aumentare diciamo la capacità anche di apprendimento, quindi di essere utilizzato nelle scuole proprio per questo, perché aumentando la curiosità migliora l'apprendimento, migliora la concentrazione, vengono regolate anche in questo modo le emozioni, migliora la capacità di ascolto. Nelle altre discipline, per esempio nell'ambito familiare, anche nella gestione del rapporto genitori-figli, se si ha più consapevolezza di sé, se si vive più presente, se ci si concentra molto di più sulle attività che si fanno, si riescono a, diciamo, vivere più intensamente con i propri figli. Quindi questo è anche notevole sulla gestione dello stress e sulla gestione degli impegni che si hanno durante il giorno con i figli stessi. Quindi l'aumento anche nell'ambito della salute mentale, si gestisce meglio l'ansia e il panico. Il panico e l'ansia sono, emozioni che sono collegate con un futuro, non sono collegate al presente. Ci viene l'ansia perché pensiamo, no, che quello che stiamo per vivere, ok, sia simile a quello che abbiamo già vissuto, quindi è qui che si crea quel fenomeno d'ansia, mentre invece magari no, l'evento stesso rimane un evento mentale e non è un evento reale. E poi in ambito clinico si riduce il carico dello stress prolungato e questo migliora sicuramente anche certe situazioni come potrebbero essere praticamente anche malattie cardiovascolari legate allo stress e soprattutto anche nei benefici metabolici. Quindi non abbiamo quel classico mal di pancia da stress che poi ci produce diciamo anche delle alterazioni. E in ambito neurologico, cambiamenti strutturali e funzioni del cervello, riduzione dell'attività dell'amigdala, possibili prevenzioni della demenza, la neurogenesi, disturbi dell'attenzione e dell'autoregolazione. Ma su queste cose magari faremo un approfondimento man mano che studierò e arriverò ad avere anche lì una consapevolezza maggiore di che cos'è il mindfulness. La mindfulness. Quindi io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi naturalmente consiglio la lettura di questo bellissimo libro che è Inspira, Espira, Uccidi, edito dalle Chiocciole di Carsten Dusse, e diciamolo così si capisce meglio, e vi rimando alla prossima puntata. Grazie mille per l'attenzione.